Questo ultimo intervento dei quattro che ho intestato politica vi porterà alla conoscenza del mio governo, che tuttavia vorrei realizzare. Sia ben chiaro, io vi ho già detto che chiunque mosso da ideali cerca di governare seguendo Cesare è un anticristo, è uno che è in effetti un personaggio sinistro che vi illude perché è ipocrita e punta ai propri interessi personali dicendovi che chi è in alto non deve avere alcun interesse nella gestione dell'Italia. Ma questo è impossibile. Guai se noi avessimo la gestione di uno Stato portato avanti da chi manchi assolutamente di un interesse personale, non farebbe nemmeno l'interesse di quello Stato. Allora capite la difficoltà mia quando io ho per scopo di varare proprio l'impero romano dell'amor. Così io l'ho chiamato, l'impero romano dell'amor. Su cosa si poggia? Sul vero amore di Gesù Cristo, di chi non fa le cose per la struttura, per la sovrastruttura, ma proprio per tutte le persone che fanno parte di questa struttura. Perché il fine, anche in uno Stato, non è lo Stato è un ente astratto. Le vere persone che devono essere l'interesse dello Stato sono le singole persone. Nessuna struttura deve avere il privilegio se diventa una sovrastruttura, ossia un ente che porta avanti il suo interesse innanzitutto. Vedete, io ho fatto l'imprenditore, ma proprio in questo modo. Il mio fine non era la mia struttura. Io, in un momento in cui in Italia licenziavano tutti, io ho preso le mie poche risorse, erano negli anni tra il 75 e l'80, qualcosa che oggi forse sarebbero 2 milioni di euro, forse anche meno, in beni che avevo costruito in un periodo particolarmente favorevole tra i miei 30 anni e i miei 33. Poi fui conquistato veramente dall'ideale di Gesù Cristo e tentai di dargli corpo, cercai di vendere quello che avevo, ma non fu possibile. E allora cominciai a chiedere prestiti e a impegnarmi. E così io per 12 anni, mentre mi indebitavo sempre più, consentivo alle persone che lavoravano per me di entrare in questo tram affollato, sovraffollato, in cui ogni volta che io facevo entrare qualcuno, quello mi abbracciava, mi baciava, mi esaltava, comprendendo che grande sacrificio avessi fatto io per amor suo. Ma poi la stessa persona, quando vedeva che qualche tempo dopo io ne assumevo un altro, cominciava già a essere meno d'accordo. E, a secondo che io assumevo nello stesso modo in cui avevo assunto lui, io mi ritrovavo contro a un soggetto che quando era stato beneficiato lui, capiva. Ora che si trattava di dare lo stesso beneficio a un altro, era decisamente contrario
ha lo stesso bene fatto a lui. Le cose di questo mondo sono veramente così assurde. Io assumevo, andando contro alla volontà di Vittorio, che non li avrebbe assunti, e il loro difensore risultava Vittorio alla fine. Tutti andavano contro di me. Allora io sperai di confrontarmi con qualche datore di lavoro, perché loro non apprezzavano il fatto che io lanciassi le mie reti senza sapere se poi prendevo pesce o no. Loro, dipendenti, abituati alla certezza di uno stipendio a fine mese, non capivano il datore di lavoro che invece tenta la sorte. Allora sperai di incontrare in comunione e liberazione, che era chi mi aveva salvato, recuperandomi a Gesù Cristo, dei datori di lavoro come me. Forse loro, nella mia stessa condizione, erano in grado di capire e io potevo ricevere aiuto da loro. Mi confrontai con quella compagnia delle opere che stava sorgendo. Voi credete che io abbia avuto appoggio da parte di costoro? Ma no, biasimo. Mi dicevano: ma Romano, tu vuoi il bene di queste persone? Certo. E allora la struttura del tuo posto di lavoro la devi far difendere dalle persone che sono lì, che lavorano per te, le devi coinvolgere di più, le devi strizzare perché lo fanno per loro. E io gli rispondevo: ma se io rendo a queste persone la vita complicata, io non sono la soluzione attuale per queste persone. Io, in virtù di una struttura, di una sovrastruttura, devo avere il dolore, la sofferenza di queste persone. No, la struttura è finalizzata al bene delle persone e non viceversa. Significa che fino a quando Dio mi darà il modo di andare avanti in questo modo, io avrò aiutato veramente delle persone, rimettendoci del mio, solo del mio, e quando non ne avrò più, se questo è il disegno di Dio, io salterò in aria e queste persone avranno vissuto 1, 2, 10 anni con un datore di lavoro illuminato che pensa al loro bene e non al suo, camuffato nel bene della struttura. Insomma, la compagnia delle opere era tutta contraria nel modo assolutamente. E si riconducevano a comunione e liberazione costoro. Quella comunione e liberazione che il buon Don Giussani, che era il mio professore, raccomandava: non fate il vostro progetto, lasciatevi fare. Io non ho conosciuto in vita mia persone che abbiano fatto più il loro progetto proprio di costoro di compagnia delle opere. Il mio Impero romano dell'amor non sarà come la Compagnia delle Opere. Si fiderà nello stesso modo della provvidenza di Dio. Metterà a disposizione gli importi per il bene delle persone, senza nessuna cura per la struttura o la sovrastruttura. Fino a quando Dio la farà esistere, essa esisterà. Quando non esisterà più, significherà che Dio ha qualcosa di meglio da offrire. Ma nel frattempo, tutto quello che io spero che il Signore mi metta nelle mani facendomi vincere il Super Enalotto, io spero che esso sia il lievito. Questa società ha bisogno di esempi sani per essere il lievito di Gesù Cristo, proprio quello. Di un amore gratuito, di un amore che dona. Quindi non sarà una struttura che cercherà di difendersi, ma di dare tutto quello che ha. E il premio del mio Superenalotto sarà speso tutto per l'aiuto delle persone. E io spero di essere lievito, perché dirò a Berlusconi:
Amico mio, tutti ti accusano di fare il tuo interesse mentre governi, ma vuoi dimostrare che non è vero e in questo modo stravincere? Offri il 10% di tutto quello che hai a questa iniziativa chiaramente volta al bene delle persone. Perdi, investi il 10%. Fai come diceva il Vangelo quando il padrone lodò chi aveva usato il denaro ingiusto per farsi degli amici. A cosa serve la ricchezza se tra qualche anno bisognerà andare davanti a chi ti chiederà conto di quella ricchezza. Caro Berlusconi, io non ti chiedo tutto quello che hai, è fondamentale per la tua azienda, ma quel 10% delle decime che sono di Dio, tu investili veramente nell'opera di Dio. E dirò a Barack Obama, caro Obama, se tu invertissi il tuo nome, andresti nel latino di un amabo, che significa amerò. Tu già sei stato un presidente sconvolgente, perché un nero che diventa presidente degli Stati Uniti è una cosa impensabile anni fa. Ebbene, dimostra di essere quell'amabo, quell'amerò, se inverti esattamente il tuo tentativo di importi con la forza. Vuoi vincere veramente contro i talebani? Calcola quanti soldi stai spendendo per la guerra. Se tu li donassi alla popolazione, saresti amato. Mentre ora che lanci le bombe, come puoi essere amato? Come puoi sconfiggere i talebani se usi lo stesso sistema dei talebani? Il modo unico per vincere contro la forza è di cedere alla forza in virtù dell'amore. E allora l'amore si vedrà. E se tu riesci a far vedere questo amore che ti anima, sarai quell'amabo, quell'amerò, rivolto a tutto il mondo con la forza degli Stati Uniti d'America. Ecco, io punto solo ad essere lievito, ma non il lievito di Cesare, il lievito proprio di Gesù Cristo, quel sale che se si perde. A cosa vale? Solo a essere buttato via. Io voglio salvare il modello ideale che Gesù lo impose, ma non attraverso una struttura di forza, una struttura di amore assoluto, facendo per tutto il mondo, ora per tutto il mondo, quello che feci con quei 50 che dipendevano allora da me, e ora con la forza di Dio. Questo è il mio ideale e questo è quello che spero e ho in progetto. L'impero romano, non di Roma, Roma no, amor, amor che cede tutto quello che ha per il bene degli altri e non punta soprattutto a difendere la sua sovrastruttura. Chi conta, chi veramente conta, è ogni poveretto che in questo mondo di oggi sta morendo di fame. Questo è chi conta, non la moltitudine dei popoli. La moltitudine è una astrazione se prescindiamo dal bene singolo di ogni poveretto. E guai quando per il bene delle maggioranze uno solo dovesse sopportarne il carico. Fino a quando ci sarà un solo povero sulla faccia della terra, sarà la massima violenza che tutto il resto del mondo gli sta facendo proprio a lui. Dobbiamo impedirlo, ma non con la forza, con l'amore.